per la serie Le storie di vita di Libri.tv. Oggi siamo in compagnia di Pino. Pino è un po' amareggiato in questo periodo da un po' di tempo. Per quale motivo? Sono stato licenziato dopo 12 anni di servizio da un albergo in Liguria, precisamente alla Lazio, e non ho avuto possibilità di poter rientrare nel circuito lavorativo. Oltretutto, informandovi, ho saputo che neanche con l'INPS posso andare in pensione. Ho 63 anni, dunque. Situazione bruttissima. Cioè, tu fai parte di tutta quell'ampia schiera di popolazione che è appunto definita isolati. Esattamente, faccio parte di quella schiera lì, purtroppo. Purtroppo. Senti, tu che cosa facevi lavorando in albergo? Io ero portiere di notte in un hotel a 3 stelle della Riviera delle Palme, a Lazio. Sì, facevo la notte e facevo più ore, tant'è vero che ho chiesto un'indennità, che per il momento non mi viene riconosciuta, di più ore. Ho fatto intervenire l'ispettorato del lavoro, ma ancora con la burocrazia, come ben si sa, i tempi sono lunghi e ancora sto aspettando, dovrò avere dei soldi che ancora non vedo. Cioè, praticamente tu hai fatto un'avvertenza perché non ti sono state pagate alcune ore di straordinario, anche notturno? Esattamente, perché io avevo nel contratto nazionale del lavoro 40 ore settimanali, invece ne facevo ben 72. Questo, moltiplicandolo per tutti gli anni fatti, veniva una cifra intorno ai 190-100.000 euro. E questo purtroppo sicuramente sono molto pessimista, non mi verrà riconosciuto. Questo è quello. Proviamo a lanciare un messaggio nella bottiglia, tra virgolette, nell'oceano di internet. Tu sei disponibile a fare cosa? Io sono disponibile a sopravvivere, quindi a trovare un qualsiasi lavoro, naturalmente nel mio ambito, purtroppo essendo cardiopatico, non posso ad esempio fare lo scaricatore di porto, lo mercato generale, perché purtroppo è il cuore. Per il resto posso fare qualsiasi cosa anche nell'ambito notturno, quindi qualsiasi accompagnatore, autista, guardianotte, portiere di notte, portiere di stabile, eccetera, eccetera. Queste cose qui le posso benissimo fare. E allora in bocca al lupo a Pino, che ci ha raccontato questa sua vicenda personale, che sicuramente è condivisa, è una cosa comune purtroppo vissuta da tantissimi altri italiani che fanno parte di questa schiera degli esodati, che sono in attesa di poter percepire una pensione. Nel frattempo non hanno reddito, sono anche molto spesso hanno famiglia e cose zero. E comunque ringrazio Liberi TV per questa piccola possibilità di chiedere aiuto. Grazie Pino, un bocca al lupo, ciao!